Totti dico Roma, non lo so, io dico Roma e poi dico Totti. Perché Totti fa parte della Roma. Le qualità umane sono quelle di un eroe. La capacità di sacrificio, il fatto che rimanga fedele alla sua gente, ai suoi colori, resista agli allettamenti di Real Madrid, rinunci al successo personale ulteriore, maggiore, perché chissà quante coppe dei campioni, scudetti e palloni d'oro avrebbe vinto a Madrid, determinano la qualità dell'eroe. Francesco Totti, con pochissimi altri calciatori italiani, è stato la mia vita, nel senso che la mia vita professionale è cresciuta insieme alla sua, lui, Del Piero, Buffon, pochissimi altri. Perché quando lui non ci sarà più in campo, insomma, sarà duro anche per chi come me lo segue da tanto tempo, ci sarà un vuoto, insomma, ecco, mancherà un pezzo di storia del calcio. Mi piace sottolineare anche il carattere di Totti, che è un giocatore che non ha mai generato polemiche, è sempre stato in silenzio e ha cercato con il suo carismatico silenzio di non alimentare inutili polemiche e di parlare poi con i fatti sul campo. Francesco parla con gli occhi, parla con l'espressione, non c'è bisogno, non ha bisogno di parlare, lui parla veramente con gli occhi. Non ha bisogno di parlare, di discutere, di urlare, di alzare la voce, perché il suo carisma, la sua classe, il suo talento, conosciuto per il mondo, parla per lui, insomma è rispettato già prima che lui debba iniziare a fare una discussione o che debba farsi rispettare. He's a leader, and you need that from a symbolic standpoint, from a substantive standpoint. Knows that when there's a problem, there is that rock that is there to support the team and to lead the team to make sure that we move forward. We've had some issues with challenges like every other team does, but I can guarantee you that us getting past those challenges has been much easier having somebody like Francesco being there, not only on the field, but off the field, to keep people calm, to show confidence, to show resolution. That's what we need as a team, to move past difficult patches that are always going to come. Il mestiere, cioè il telecronista, soprattutto per chi lo fa come me da 30 anni, e Francesco Totti ha rappresentato e rappresenta tanto. Mette con i piedi le palle dove gli altri non le possono mettere neanche usando le mani. Che noi telecronisti di una certa età abbiamo il palato un po' fine, insomma un po' sofisticato, quindi non ci emozioniamo con cose da poco, ci vuole qualcosa di eccezionale, e Francesco Totti lo è e lo sarà ancora a lungo. È stato un fenomeno, devo giocare fino a 50 anni. Io, Francesco, non lasciare il calcio, ti prego, perché io sono da voi, mi annoio come un matto. Di tacco perfetto, magia di Totti. Cosa ha fatto? Ma il problema è pensare di fare. Adesso viola tiro.
grande spettacolo, ha giocato benissimo, ha fatto quello che ha fatto per la Roma e solo decide ciò. Impressionante. Muy bien. Es una referencia para todos. Se demuestra que la edad en el fútbol no es importante. Uno de los más grandes de la historia del calcio italiano. Per questo che è un piacere stare vicino a lei. Totti's a fantastic technician. I mean, he's a wonderful footballer. The reason I've got respect for him is because he's got all the pressure on his shoulders in Rome. He's the king of Rome. And Totti vede calcio prima degli altri in assoluto. Geniale, che palla aveva, geniale, fatecela rivedere. Pensa calcio, Fabio, prima è più avanti degli altri. Stiamo veramente parlando di un giocatore di un'altra categoria, ci vorrà un secolo prima che nasca un altro come Totti. Momento del capitano, del nostro capitano, del simbolo di Roma, del gladiatore giallorosso, del Bimbo d'Oro, con il numero 10, Francesco! Per me è l'orgoglio di una città. Il mio pensiero è indossare la maglia numero 10 ed essere capitano della Roma, perché ho sempre rifato questa maglia, questi colori, e la indosso con orgoglio, la indosso con la semplicità di essere romano e romanista e onorarla nel mio regno. Questa capacità di sacrificio soltanto un eroe. Essere diversamente il ragazzo di Porto Mitrone sarebbe stato capitano della Roma fin da subito, con o senza fasci. Per il resto, Francesco, a livello umano è quello che si vede, è un ragazzo che è rimasto semplice, tra i grandissimi campioni che io ho conosciuto è uno di pochi a essere rimasto esattamente come era quando aveva 17 anni. E della mia vita professionale ricordo
più forte che ho, forse perché legata ai mondiali, di Francesco Totti, è quel rigore, ma soprattutto degli occhi di Francesco prima di andare a tirare quel rigore. Gli occhi dicevano tutto, dicevano la forza di un campione, la capacità di segnare, la sicurezza di fare un gol in quel momento, all'ultimo minuto. Tanti altri campioni invece quel gol lì sul rigore all'ultimo minuto, anche magari dopo la fine del tempo, l'hanno sbagliato. Ma soprattutto dicevano un'altra cosa, dicevano la grande tranquillità dell'uomo. Ecco, secondo me Totti è stato un vero e proprio esempio per quello, perché è stato un uomo a tutti gli effetti. È stato un uomo per il suo coraggio, delle scelte, è stato un uomo perché ha anteposto spesso i sentimenti agli interessi, ma poi è stato un uomo anche perché ha avuto il coraggio di sbagliare, di incazzarsi anche in campo. È stato un uomo da tutti i punti di vista, e in quegli occhi, in quel rigore segnato all'ultimo minuto, c'è tutto Francesco Totti: il coraggio, la classe, la dedizione e il suo essere uomo. Se questo è il mondiale di Totti, questo è il momento. La partita è già finita. Totti contro Schwarzer. Arriva Totti in suo destro, gol! Totti! 2-0, Francesco Totti ha schiacciato e il derby è finito al minuto 48. 2-0
Montella per Totti, si fa vedere Cafu, prova Totti, il pallonetto, Totti! Rete di Francesco Totti! Montella, Montella per Totti, Francesco Totti! Colunga ancora del vecchio per Totti, al volo, rete! Gol di Totti, un gol bellissimo, un gol davvero fantastico, firmato da un giocatore fantastico. E avanza palla al piede, va a servire in angolare, prima intenzione per Totti, posizione regolare, Totti, 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 Totti! Francesco Totti, il pareggio della Roma! Centrarsi Totti, la conclusione, destro, rete! Un gol straordinario e partita forse chiude. Sì, questa l'ha voluta chiudere proprio Totti, di forza, di prepotenza, con grandissima autorità, ha dimostrato di essere veramente... Parte Totti con il destro, la conclusione in rete, è 2-0, è il gol di Francesco Totti, è un momento importante per lui e per la Roma che raddoppia. Ha fatto un grandissimo gol, io pensavo che la potesse girare sulla barriera perché Totti è un grandissimo, con questi gol qua li può fare solamente lui, Roberto Baggio, Del Piero. Emerson dentro per Totti, Totti! City.
De Rossi, possibilità di andare al tiro, Totti, Totti, nel rigore, gol! 3-0, Francesco Totti! Destra, gol! Addirittura in piedi lo stadio.
Io credo che è difficile spiegare il rapporto che c'è tra questo giocatore e questa squadra. È una cosa, è unico, tra questa città. È unico, assolutamente, Fabio. È una cosa veramente difficile da spiegare. Non si è visto da nessun'altra parte. Tante altre squadre hanno avuto dei grandissimi campioni che hanno fatto la storia. Ma anche te con l'Inter, Del Piero, sì, con la Juventus, Maldini con il Milan. Voglio dire, ce ne sono state di bandiere. Ma tra questa città e questo giocatore è una cosa, è come se fosse un figlio. È come vedere il figlio della città che entra in campo. Perché è cresciuto nel settore giovanile, perché ha tifato la Roma, perché non ha mai pensato di lasciare questa squadra, magari per andare a vincere di più in altre piazze, soprattutto all'estero. Ed è giusto, insomma, che il proprio pubblico lo ha. Discussa, adesso spetta a lui portare la Roma tra le grandi d'Europa. Presidente, benvenuto nel suo nuovo ufficio. Per farla sentire a casa. Presidente, le linee non sono ancora pronte, per adesso non c'è campo. Non c'è campo? E io come faccio a giocare?